Papa Francesco in ginocchio davanti all'altare con il corpo di Giovanni XXIII a 50 anni dalla morte. Basilica di San Pietro invasa da Bergamaschi, la diocesi di origine di Angelo Roncalli, il pontefice che a sorpresa aprì il Concilio Vaticano II, incidendo profondamente sul volto della Chiesa. Angelo Roncalli era un uomo capace di trasmettere pace. Una pace naturale, serena, cordiale. Una pace che con la sua elezione al pontificato si manifestò al mondo intero e ricevette il nome della bontà. È tanto bello trovare un sacerdote, un prete buono, con bontà. E il nipote di Giovanni XXIII racconta a Sky TG24 un divertente episodio inedito. Vorrei svelare un episodio sicuramente curioso e che è sfuggito anche ai biografi più preparati. Per Roncalli la morte era un pensiero familiare e addirittura da Patriarca di Venezia una notte volle scendere nella cripta perché lui pensava ormai di morire a Venezia. Provò persino un sarcofago e poi uscendo disse è un po' stretto. Stefano Maria Paci, Sky TG24, Città del Vaticano.